Ciao a tutti amici e amiche di Andrew Channel, bentornati in un nuovo episodio dedicato ad Desmond, Europa Universalis 4, Cradle of Civilization. In questo episodio stiamo procedendo per la grande guerra imperiale di conquista del Sud America, dove vedete che le nostre colonie hanno già messo le mani molto avanti, anche se non proprio ovunque. Il nostro obiettivo adesso è quello di strappare più territorio possibile in Sud America, e se ci riusciamo anche in Sudafrica. Non ci sono rischi in questa guerra, dal momento che comunque le nazioni nemiche sono molto più deboli rispetto a noi. Tuttavia servirà tempo. Ok, servirà tempo perché siamo soltanto al 54% e voglio fare le paci separate con Gran Bretagna, perlomeno. E le varie colonie. Forse Gran Bretagna la pace la facciamo subito, così evitiamo ai ribelli di pigliare del territorio. Ok, ci danno il Sud America, sicuramente. E vediamo se riusciamo a prendere controllo anche di parte del Sudafrica. Ok, prendiamo parte del Sudafrica, non completamente, però il Sud America sì. Ergo, visto che stiamo anche annettendo la Francia, non possiamo finire in una sovraestensione subito. I core. E il nostro esercito qui è composto da quanti uomini? Veramente pochi. La 32esima è quella più grande. E non so dove si trovi. In un angolino a nord. Ok. E adesso eliminiamo magari i ribelli. Nuova idea, perfetto, siege ability più 20%. Yes, questa mi piace molto. Siamo al 60%. Voglio avere un 100%, ragazzi. Ottimo. Tanto convertiamo anche le Fiandre, just in case, al cattolicesimo. Anche se abbiamo distrutto il Papa, quindi non è che ha molto senso. Vabbè, cioè, lo troveremo noi il senso da tutto questo. Io non ho mai terminato una partita con l'economia che ho ora. Come potete notare, ci abbiamo una quantità d'oro che è pazzesca. Posso costruire strutture ovunque, che va. Adesso andiamo su quelle commerciali. Ho costruito università ovunque già, così, per passione. No, non ovunque, forse devo costruire ancora qualche università. Credo che sia una buona idea. Mi state dicendo che non ho portato a casa tutti i miei uomini a Russia? Ma che razza di persona sono? Andrew, ecco chi sono. Ok. Intanto voi andate qui su questa bella fortezza a che nessuno gliene frega la mazza e cercate di portarvi appresso un po' di uomini e cannoni soprattutto, visto che nessuno vuole andare avanti da queste parti, no? Ma soprattutto gli uomini che arrivano sono, sì, sono normali, cazzo, volevo i mercs, ma pazienza. Ah no, questo è Marawi, errore mio. Ormai sono abituato così tanto a menare ribelli a go-go che non ci avevo fatto caso. Qui c'è un Castiglia Maghreb che non mi dispiacerebbe, però. Interessante. Ok, sembrerebbe che Sud America... Sembra che Sud America sia un po' nelle nostre mani adesso. Just un filino, come dicono gli inglesi. Ok. Just un filino. Secondo me, con questa guerra non riesco a conquistare tutto Sud America per l'ennesima volta, però ci avviciniamo. Chi è morto? L'advisor. Devo prenderne uno giovane della mia cultura.
Il prestige può andare. E lo portiamo subito a 5 perché voglio veramente portare la mia capitale dei livelli bombastici di development. New Cork, che poi è Cork. Dove stai? Ehi, che cazzo. 1800, ragazzi. E perché l'annessione della Francia è scesa al 49? È successo qualcosa di sbagliato. Ragazzi, è successo qualcosa di brutto. Why? Abbiamo perso di più reputation. Che cazzo sta? Sì, uno. La legittimazione, forse. Il prestigio. Abbiamo poco prestigio. Riguardo la legittimazione, tiè, pigliati questo. La portiamo su a mano. Ma che cavolo. Ok, la guerra ormai sta andando a gonfie vele, no, però l'annessione della Francia impiega veramente troppo tempo. Una rottura di scatole paurosa. E in Lituania, guardate che casino sta succedendo. Chi l'avrebbe mai detto? Non me ne ero accorto. Però questa guerra di liberazione del Sud America... liberazione, sì, ho detto giusto. No, mi hanno fatto fuori l'assedio. Fetenti. L'ultimo grande esercito castigliano mi ha fatto fuori l'assedio. Peace offer. Concedi la plata e voglio anche che mi concedano però... perché ce l'ho tutta, voglio anche che mi concedano il Perù, non solo la plata, quindi devo aspettare. Cazzo, eravamo a 7 con la Deep Reputation, caspita, adesso siamo a 6,58, non mi piace. Non so perché. Tanto anche tutto il Maghreb è roba nostra. Ok, sistemiamo la Lituania. Allora, dovremmo aver terminato anche le nuove costruzioni, quindi ritorniamo a fare le università. Visto che non le abbiamo ovunque, anche questo è uno dei miei achievement personali stupidi, fare università ovunque. Però ce la facciamo senza problemi. Ah, intanto le Fiandre le abbiamo convertite, ottimo. Dai che ci arriviamo, dai che ci arriviamo, dai che ci arriviamo. Università ovunque, in Africa, la cepu africana. Pazzesco. Pazzesco. Intanto stiamo perdendo delle battaglie, ma a noi la guerra non interessa perché noi vogliamo la pace e l'istruzione mondiale. Università in tutti i territori dell'impero di Desmond. Boom. E dopo questa idiozia, torniamo a fare conversioni. No, aspettiamo perché non abbiamo le province libere. Vilnius. Ok, perfetto, abbiamo ripreso tutto quello che era nostro. Muy bien. Banda Oriental. Arriva, arriva, andale, andale. Ok. Castiglia mia. Castiglia cara. Il Perù non me lo vuoi dare? Perché mi dai soltanto la plata? Che rompica. Va bene, me lo prendo a mano. Cioè, non è che uno mi deve pregare, no? Fine della guerra. Ah, perché è nato in mano francese. Adesso ho capito. Ho capito tutto. Allora, per fare la plata ci vuole un albero, no? Per fare un albero ci vuole un fiore? No, ci vogliono di 5 core. Ecco cosa ci vogliono. Spero di non avere la sovraestensione di... in
Imbarazzante. 1, 2, 3, 4, 5. Famo 6, va per sicurezza. E con questo dovremmo essere in grado di avere poi due nuove colonie. E come potete vedere, adesso il Sud America ha un colore un po' più simile al nostro. E non possiamo più annettere. Porco cane. Burger. Posso. No, non ho punti diplomatici, ragazzi. Cazzo. Niente, si blocca l'annessione della Francia senza punti diplomatici, eh. Niente, me la faccio andare bene così. Ok, senza i punti diplomatici l'annessione della Francia si blocca a metà. Shit. Dobbiamo aspettare almeno un annetto. E siamo già nel 1802. Vabbè, la conquista dell'Europa mi sa che va in cavalleria. Io l'avevo un pochino così buttata lì l'idea, ma ne ha famo. La conquista dell'America però invece dovremmo averla, perché è praticamente già avvenuta. Anche quella dell'Africa non sarebbe così impossibile, sapete. Se io tipo mi mettessi con calma e sangue freddo adesso attaccare tutti i paesi africani, facendo dei vassalli, potrei farlo, però vi dico la verità, io quando arrivo in questa fase della partita ho voglia di iniziare qualcosa di nuovo, quindi col cazzo che lo faccio, perché comunque in 19 anni per fare una roba del genere serve una partita molto meticolosa, e io proprio lo dico in francese col cazzo che ho voglia, però finora è stata una partita molto bella, molto divertente. L'impero, diciamo così, occidentale di irlandese alla fine non è stato poi così male. Anzi, sapete cosa vi dico? Magari il prossimo potrebbe essere l'ultimo episodio con cui chiudiamo in bellezza. Chi lo sa? Sì, l'idea di riconquistare il Marocco ce l'ho, ma poi io, Wolf Kong, tutti questi eserciti, mi sono rotto. Ragazzi, questa è una partita che deve finire con epicità. E per essere epica, insomma, serve un po' di pathos, servono tante cose. Necessitiamo 5. Ok, intanto abbiamo raggiunto i punti diplomatici che ci servivano. Siamo tornati a pompare la Francia, che a questo punto si unisce noi nel 12, non più nell'11. E io qui inizio a dare a tutti l'autonomous rebel suppression affinché qualora ci fossero ribelli in un modo o nell'altro ci pensano i miei eserciti. E io non mi devo più rompere le scatole. No, perché è veramente una rottura di palle, no? Arrivano le colonie. Desmond Perù. Yes, sir. Invece Desmond La Plata non ancora. Why not? Niente, perché probabilmente abbiamo dimenticato qualcosa. Facciamo altri due core. Strano che il Perù sia e La Plata no. Allora, una cosa che dobbiamo fare adesso, mettere insieme questo esercito e gli diamo l'autonomous rebel suppression. Così come questo non è Desmond. Ah, no, ok, questa è Desmond La Plata, cazzo. Questa è la colonia e questa invece sono province che, essendo un tempo mie, non si sono unite alla colonia. Ecco, intanto ho perso l'unico diplomatico l'unico advisor che mi serviva, che era il diplomatico. E dobbiamo ripagarne un altro son di quattrini, altri 5.000, va bene. No, però vedete che ogni volta che facciamo fuori ribelli poi
province si uniscono alla Plata, va bene, dai. Quindi praticamente anche il Sud America adesso ritorna in mano nostra. Uno. Terzo lo facciamo fuori con calma estrema più avanti. Proprio calma estrema direi di no. Tutto sommato. Ok. Alla fine il mio grande obiettivo e sogno era quello, anche se con un po' di border gore, di unire il sud dell'Europa al nord dell'Europa. Praticamente prendendo questa porzione di ottomani, questa di Polonia, e poi praticamente avrei circondato la Germania e l'avrei conquistata, ma mi servirebbero almeno altri 50-60 anni per una cosa del genere. Non ce la farò. Quindi avremo una Desmond Border Gore. Però in cui però tutto l'Occidente è in mano nostra. Abbiamo un sacco di soldi, proprio veramente tantissimi. Tanto possiamo creare nuovi estate finalmente. E la tecnologia, siamo arrivati alla tecnologia 31 amministrativa, non male. Quanto abbiamo di development a Cork? 17 un corno, 68. Dobbiamo arrivare a 70 per avere una nuova costruzione. Però intanto chiudiamo le idee con disciplina in più e abbiamo chiuso l'albero delle idee totale. Disciplina e recover morale e quindi quantity, exploration, administrative, defensive, influence, diplomatic, economic and offensive. Più un set tra i migliori in assoluto che mi sia capitato di vedere. Scusate, adesso devo controllare da quanto sto registrando. Uno dei migliori set che mi sia capitato di incontrare comunque. Devo vedere dove mandare. Scusate, il mercenario. Il mercante, che cazzo dico il mercenario? Qui avrei potuto costruire molte più navi, vero? Ha voglia. Uno. E due per adesso, quindi altre 210 navi che mandiamo poi lungo la, diciamo così, l'asse delle Indie. Non mi sono assolutamente espansi in Asia in questa partita. Interessante, eh? Non pensate? Spesso lo faccio anche solo per i mercanti in più, già presto nel XVII secolo, ma questa volta non ho avuto molta voglia di farlo. Ok. Ah, la Castiglia è difensore della fede, interessante. Interessante. Abbassiamo a 4 la velocità, portiamo un po' di uomini a San Pietroburgo che si sta ribellando e direi che ci siamo. Not bad at all. Not bad at all. Ok. Burgundian Revolutionaries. Va bene. Lasciamo che borgognino per i fattacci loro. 1806. Siamo abbastanza vicini. Quindi l'integrazione ce l'abbiamo nell'11. E l'integrazione di Novgorod nel 9. Dobbiamo aspettare ancora 2 anni e poi iniziare ad integrare anche Novgorod. Così abbiamo il malus di Deep Reputation insieme, però questo significa dire addio all'Irish Lithuania, ma chi se ne frega. Tanto non annetteremo mai entrambe. Ho temuto, per un momento ho temuto.
Mi date un po' un militare per favore? No, non possono. Io direi che con le guerre mi sono quasi. Ho quasi raggiunto la pace dei sensi, quindi. No, questo di che cultura è castigliana, ciao. Un Fitzgeraldo è quello che ci vuole. 570. Beh, stiamo guadagnando tantissimi soldi. Tantissimi, veramente. Le università le abbiamo completate? Il grande progetto CEPU, scusate, no? Perché a volte mi confondo. Il grande progetto CEPU si è completato. Quindi qui costruiamo pure. Mi sa proprio che abbiamo dato il meglio di noi. Anche dal punto di vista della costruzione. Sono impressionato, ragazzi. I am impressioned. I'm impressed. Ah, questi vanno automaticamente, perfetto. Ok. Va bene, ragazzi, io inizio a tirare i remi in barca e nel prossimo episodio voglio l'annessione della Francia, voglio tirare un sospiro di sollievo e poi iniziare uno sfondamento verso la Polonia, anzi Curland. Mi sembra abbastanza facile. Alleata di Liga Brandenburg, la Polonia. Liberty Desire 48, ma se io tipo. Inizio a fare uno spy network verso i tedeschi. E quando ho abbastanza punti, gli sparo un cioè una, come si chiama? Meno 3 alla Diplo Reputation, in modo che la Polonia superi il 51% e poi ne supportiamo l'indipendenza. E poi si vedrà. Io vi ringrazio per essere rimasti con me e ci vediamo alla prossima.